day we met frozen. Ciao Gemmine! Allora, oggi vi ho fatto un video un po' diverso, un Get Ready With Me, cioè un Mi Preparo Con Voi. Era da un bel po' che non facevo questo tipo di video, quindi spero che vi possa essere utile. Ho utilizzato tanti prodotti nuovi che ho comprato quest'estate nei vari viaggi che ho fatto e quindi vi faccio un pochino vedere come funzionano, ve ne parlo un po', vi dico quelli che mi sono piaciuti di più. E niente, se vi piace questo tipo di video, poi vi faccio anche vedere l'outfit alla fine del video. E mi è venuto lunghissimo, però non so quanti minuti sarà, ma tipo 1000, e infatti dovrò tagliarlo un po'. E se poi vi piace, fatemi sapere, lasciatemi commenti sotto, ditemi un po' che cosa ne pensate e mettete mi piace se volete vedere altri Get Ready With Me. E niente, vi lascio al video e spero ancora che vi piaccia, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo. Ciao Gemmine! Allora, come vi ho già detto, mi preparerò con voi utilizzando un pochino di cose nuove che ho comprato ultimamente, così ve ne parlo e vediamo un pochino come funzionano. La prima cosa, ovviamente, non è nuova, però mi sa che non ve ne ho mai parlato, è questa crema qui per gli occhi, la Clinique Even Better Eyes, ed è una crema un pochino colorata, che è quasi finita, l'ho usata abbastanza, devo dire. Vedete, è un po' colorata. E niente, me la metto, è abbastanza fresca perché c'ha questo applicatore qui di ferro che vi rinfresca un sacco le occhiaie e non lo so, è una bella base per il correttore. Io di solito la metto anche un pochino sopra, così, e poi però la spalmo anche con le dita perché con quell'applicatore lì non si spalma tanto bene. Rimangono tipo un po' oleose le palpebre, quindi le spalmo un pochino con gli occhi, la spalmo. Ok, poi metto il correttore, questo qui di Collection, che si chiamava Collection 2000 ma adesso si chiama solo Collection, e questo qui l'ho preso in Scozia e devo dire che mi piace tantissimissimo, infatti Forse andrò a Londra con una mia amica verso febbraio, marzo, non lo so, vedremo, un paio di giorni solo per fare shopping e quindi sicuramente se andrò lo ricomprerò perché è un correttore buonissimo e l'ho pagato solamente tipo 4 sterline, quindi costa molto poco e è molto buono. Comunque non mi sta finendo per niente, cioè lo sto utilizzando da quando l'ho comprato tipo a luglio e cioè ancora strapieno, quindi non so se ne avrò bisogno di comprarne già un altro, ma in caso dovesse finire lo ricomprerò. Non è che copre proprio tantissimo, però quel che basta insomma, e può essere utilizzato anche su tutto il resto del viso, per questo che mi piace. Poi che cosa faccio? Allora, in Messico ho comprato questo qui che è il Pounce, che io non avevo mai sentito nominare, ma che lì tutte quante usano e credo anche in America, non lo so. Qui sotto dice Tokyo, New York e Madrid. Praticamente è una specie di cipria compatta, non lo so, fondotinta, fatto così. C'ha l'applicatore che vabbè non ho mai usato. Guardate, la marca è questa qui. Non so adesso quanto riusciate a vedere. E comunque è una normalissima cipria fatta così, che già sto quasi finendo. Guardate, si vede sotto un po' il ferro perché è buonissimo, mi ci sto trovando benissimo. Con la spugnetta è brutto perché dà un effetto troppo proprio finto cipria, però questo con il pennello funziona molto bene. In questo video qui vi farò anche vedere come funzionano i pennelli di questa marca Six Plus che ho preso sul sito Colorful Online e li sto un pochino utilizzando e così vi faccio anche vedere come funzionano. Allora, questo qui, che è quello che uso per appunto per mettere fondotinta compatto, cipria, non so che, comunque non ha imperfezioni, quindi io metto solamente questo e dopo che metto il correttore. E questo qui funziona benissimo, mi ci sono trovata molto molto bene. E funziona praticamente uguale a quello della Real Technique che ho qui, vedete? È molto molto simile, leggermente più grande ma niente di che. E se devo dire la verità è anche un po' più morbido, ma forse perché quello della Real Technique l'ho usato di più.
Comunque, stendo il pons, come dicevano lì, metto anche un pochino sugli occhi per fissare il correttore. È molto molto morbido il pennello, stende bene il prodotto e niente, mi piace, cioè sembra un pennello normale, non sembra che è cinese, insomma. Ok, quindi questo. Ah, mi sono dimenticata di mettere un po' di burro cacao. Ho trovato finalmente in Messico l'EOS Lip Balm e questo sa di fragola, è buonissimo. Quindi ne metto un pochino perché ho le labbra un po' secchette. Così nel frattempo mi si ammorbidiscono un po'. C'ho una cosa nell'occhio. Ok. Poi con un altro pennellino, che però non so quale usare, perché questo qui ce l'ho già sporco di blush. Volevo mettere un po' di bronzer. Userò lo stesso di usato per il fondotinta, tanto poi lo lavo. Utilizzo questo bronzer qui della Bourjois Paris, anche questo l'ho preso in Scozia, l'ho preso da Boots, anche questo qui l'ho preso da Boots, il correttore, o da Superdrug, non mi ricordo. Questo bronzer qui è un sacco carino perché è a forma di tavoletta di cioccolato, ve l'avevo fatto vedere nel video della Scozia, quindi se volete cercatelo. È molto molto carino, è abbastanza chiaro, però c'ha dei micro glitter dorati che adesso voi non vedrete mai. Forse un leggero shimmer lo potete notare. E lo qui, molto molto naturale comunque, quasi quasi non si vede. Faccio un leggerissimo contouring. In realtà io non lo uso quasi mai il bronzer, però visto che oggi ho un po' più di tempo approfitto per farvi vedere come funziona. Vedete, non si vede tantissimo, però dà una leggera ombreggiatura e c'ha un profumo buonissimo. Ok, poi allora applico il blush. Allora, vi volevo parlare intanto di questo pennello qua, sempre della Six Plus, fatto così, che io sto utilizzando per il blush in polvere e mi ci sto trovando benissimo, molto molto morbido, adesso esce fuori tutto il blush, vedete, che è rimasto dentro, perché l'ho usato ieri, e mi ci sto trovando molto molto bene. Quello invece che ho provato, l'ultimo che ho provato, con cui non mi sono trovata per niente bene, è questo qui, angolato, che io ho provato a utilizzare per il blush in crema. Un blush in crema che devo dire però che non ho mai utilizzato così picchiettato. Ho provato una volta ad utilizzarlo con questo e me l'ha lasciato tutto a macchie. Quindi non mi è piaciuto per niente, cioè mi si vedevano tantissimo i pori che ho qui, che poi cioè, non è che sono così evidenti, ma mi li evidenziava un sacco con questo blush tutto a macchie. E ho utilizzato questo blush qui della Can Make che ho preso in Giappone, che però adesso che ci penso l'avevo utilizzato così col dito, l'ho messo anche sulle labbra e sta carinissimo, quindi è il pennello che funziona male, non è il blush. E quindi niente, questo qui non mi è piaciuto, non so in che altro modo lo posso utilizzare. E comunque mi sono accorta che c'è anche, non so se riuscite a vederli, dei pelettini qui sopra che si stanno staccando, quindi questo qui non mi è piaciuto tanto. E questi altri due da fondotinta liquido ancora non li ho utilizzati perché io appunto il fondotinta liquido non lo uso e glieli darò a mia mamma magari, oppure quando lo userò e vi farò sapere. E quindi però di blush vado ad utilizzare questo qui, che è quello di La Durée che ho preso in Giappone a Tokyo. Ve l'ho fatto già vedere nel video haul, questo qui a forma di ovetto, però lo vado ad applicare così senza, come si dice, senza pennello. Lo applico così, un sacco forte. È tipo
tipo una delle prime volte che lo uso questo. Comprovo talmente tanti blush che non l'ho ancora utilizzati. Quindi questo qui è il blush. Molto molto carino, mi piace. Ok, poi. Allora, in quest'ultimo periodo ho utilizzato tantissimo questa palette qui della Too Faced, che è abbastanza vecchia veramente, tipo una delle prime palette che ho comprato quando ho iniziato a fare video. Però siccome me la sono portata in viaggio, perché è comodissima, c'ha degli ombretti che comunque utilizzo tutti i giorni, questi sopra, ha questi sotto per fare un look un po' così, ma che va bene, non ho utilizzato mai in viaggio, ho utilizzato sempre quelli sopra. E poi sotto ha il gloss, il bronzer e il fard, che come potete vedere sta finendo, e quindi è molto molto comoda. E siccome quando viaggio poi voglio comprare altri trucchi, allora mi porto solo questa e il mascara e sto a posto. E vabbè, fondotinta magari con un pennello. Quindi mi sono un sacco abituata ad utilizzare questi ombrettini qui, e quindi adesso me li metto, prendo il rosa chiaro e lo metto sulla palpebra, ma molto così, così come viene, molto leggero. E poi dopo prendo il marroncino e lo metto qui nella piega, sempre col dito e sempre molto molto leggero. Questo è veramente il trucco che sto facendo tantissimo in questi giorni, che ho sempre fatto in vacanza quando magari volevo essere un po' più sistemata, ma senza spenderci troppo tempo, insomma, perché comunque uno quando sta in vacanza vuole sempre girare, quindi non è che mi va di stare in camera a truccarmi per ore e ore. Gli do un po' di ombreggiatura e sto a posto. E poi dopo metto un pochino di questo chiaro qui sotto alle sopracciglia e un po' qui al centro. No, al centro, scusate, qui, insomma, per dare un pochino più di luce. Questo è tutto quello che facevo. Poi ho utilizzato tantissimo anche questo eyeliner in pennarello, sempre della marca Collection, e questo anche l'ho pagato sui 4 pound e mi ci sto trovando benissimo, ma veramente bene bene. E ho provato anche questo, che è della Dolly Wink, che ho comprato in Giappone, e non è male, però è troppo sottile il pennellino e non so, è più difficile. Poi il colore non è così nero nero intenso, invece questo qui ha il pennellino perfetto, guardate, è un po' più grande, ma comunque la punta è sottile, quindi la codina si riesce a fare benissimo. E poi è un nero proprio bello bello bello, funziona veramente veramente bene e mi sta piacendo tantissimo. Dove l'ho messo lo specchietto? Così mi guardavo. No, non lo so, vabbè, utilizzo questo. No, questo non ha lo specchio. Utilizzo questo, perché sennò non ci vedo bene e non riesco a farmi bene la riga. Quindi faccio una linea di eyeliner con questo qui, e non so se ve l'ho detto, costa pure questo 4 pound. E quindi costa tipo 5 euro, cioè costa veramente poco per quello che è. Ora sto zitta, se no faccio una linea di eyeliner schifosa. E io lo applico così, vedete, non vado così a disegnare perché sennò mi viene storto. Vado proprio con il lato e faccio tipo così, vedete? E poi dopo faccio la codetta. Faccio anche dall'altra parte. Ok, quindi vedete che anche per me, che sono super incapace con l'eyeliner, risulta facilissimo metterlo con questo qui. E poi è anche un sacco facile sistemarlo. Se vi sbagliate, non è come quello in gel che vi si impiastriccia tutto. Questo qui è, cioè, molto più secco, no? Quindi si asciuga subito. E andate lì con un cotton fioc e si sistema senza
senza togliere tutto, potete solamente sistemare una piccola parte. Quindi, questo qui, super consigliato se andate a Londra o in Scozia o in Irlanda, dove c'è Boots, insomma. Super super consigliato. Poi, allora, vi faccio vedere come funziona il mascara di questa marca, Guts Wink, che ho preso sempre in Giappone, e questo qui è coreano, una marca coreana. C'ha il gattino, è troppo carino, e il mascara non è malaccio. Lo scovolino è fatto così, vedete, un po' più lungo, più grande di qua, e la cosa un po' brutta è la consistenza, perché quando andate a rimuovere è un po' difficile da togliere, rifà tutte quante polverine, tipo granulini, quando lo levate. Però funziona abbastanza bene, non è esagerato, è abbastanza naturale, però fa le ciglia abbastanza lunghe. Eccolo qui, mi piace abbastanza. Poi vado a pettinare un po' le sopracciglia con questo gel di Essence, che è vecchissimo, è finito. Vi prego, ditemi che nel vostro stand di Essence c'è, perché io non lo trovo da nessuna parte a Roma. A Roma dove sta questo? Cioè, io non lo so, non lo trovo più. E sono disperata perché qui sotto ce n'è poco poco, però lo scovolino non ci arriva. E qui di lato l'ho tutto già pulito, strapulito e non c'è più niente. E a me piace un sacco, quindi non so perché, non lo trovo. Ditemi che non è andato fuori produzione. Perché guardate, cioè, adesso le mie sopracciglia sono un macello. E con questo, ta 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 ta, in 2 secondi sono pettinate e rimangono così tutto il giorno. Mi piace tantissimo questo gel. Se ce ne fosse magari sullo scovolino non mi piacerebbe di più. Ce n'è veramente poco ormai. Comunque, ditemi un po' se voi ancora lo trovate questo, magari quando andate alla Essence, ditemi se lo vedete, perché io non lo trovo più. Poi, ultima cosa, sulle labbra vado ad applicare il rossettino, questo Sweet Recipe di Etude House, del quale non vi ho ancora caricato l'haul, perché mi avete detto che sto rompendo con tutti questi haul, ragazzi, lo so, però sono vecchi. E una mi ha detto: ah, ma che? Ma tu lavori, perché fai sempre shopping? Io, cioè, non è che faccio tutti i giorni shopping, è che lavoro tutti i giorni, poi faccio video haul, perché sono cose vecchie, carico video haul che ho lì già fatti, e sembra che sono andata a fare shopping, ma in realtà non è che vado tutti i giorni a fare shopping, insomma. Però effettivamente può sembrare, perché vado, cioè, carico un video haul tipo ogni 2 giorni e voi pensate che il giorno prima ho fatto shopping, ma in realtà no. Cioè, da quando sono tornata sono andata una volta a Roma Est e una volta da Ikea, basta, questo è stato lo shopping che ho fatto, e tra l'altro con mia madre, che gli servivano cose da Ikea, quindi non è che ho comprato cose così inutili. Non vi ho manco detto niente. Allora, questo qui l'ho applicato. Questo qui è il rossettino applicato, molto carino. E poi adesso applico sopra questo lucida labbra della NYX, che è il colore 04. È il Glam Gloss Aqua Luxe, strapieno di glitter, bellissimo. Questo qui l'ho preso in Messico. È bellissimo questo luce della labbra, veramente bellissimo. L'unica cosa che non mi piace è che dopo un po' il lucido tipo si toglie e sento un sacco di glitter se faccio così. Però vabbè, chi se ne frega, diciamo, cioè è proprio bello bello, un sacco luminoso. E quindi niente, poi l'ultima cosa che applico è un pochino di questo profumo di Victoria's Secret che ho preso a Dubai. Si è tutto sporcato qua, che è successo? Sporco di giallo, forse con qualche smalto. È bellissimo perché è roll-on, quindi è un sacco veloce, bastano veramente 2 secondi. E
faccio così, che si mi va anche sui polsi. E poi, allora, sui capelli, adesso l'ho appena lavati e ho applicato questo qui, che è lo spray per togliere i nodi, che ha un profumo buonissimo. Ma ne applico un altro po'. Solo che li bagna abbastanza i capelli, quindi se ce l'avete applicatene poco. Perché adesso tipo sono quasi asciutti e mi si sono ribagnati un po'. Poi li divido in due così è più facile e applico un pochino di questo olio straordinario dell'Oreal che me ne ho già parlato e mi piace tanto, l'ho ricomprato, continuo ad utilizzarlo, ne metto proprio poco 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 sulle punte delle dita e poi faccio così un po' sulle punte. Non esagerate perché se ne mettete tanto i capelli sembrano tipo sporchi e sono brutti. Però ecco qui sulle lunghezze mi serve perché sennò i capelli sono secchi, invece con questo diventano subito più idratati, diciamo. Soprattutto qui sotto. Ok. Sto utilizzando da quando l'ho comprata la Tangle Teaser, non ve ne ho mai parlato. Allora, mi piace molto perché non strappa i capelli. Però le prime volte che l'ho utilizzata mi venivano veramente i nervi. Perché allora l'ho comprata in Scozia, no? Poi dopo, quando sono in Scozia, avevo anche la mia spazzola, mi ero portata appresso perché non sapevo che l'avrei comprata. E quando sono poi partita per il Giappone mi sono portata solo questa. E i primi giorni volevo morire perché leva i nodi, ma ci mette un'eternità perché non strappa i capelli. E quindi io pettinavo, pettinavo soprattutto quando i capelli erano bagnati, che c'ho i nodi. Pettinavo, pettinavo e per levarli ci mettevo i secoli. Però mi rendevo conto che comunque i capelli nella spazzola ne rimanevano veramente pochi in confronto a quando uso la spazzola normale, che sì, levo subito i nodi, però mi strappa mezzi i capelli per levarli e quindi è per quello che li leva così facilmente. Questo ci mette un po' di più, però è molto meglio per i vostri capelli, quindi ancora adesso è un po' snervante, cioè adesso sono già pettinata, quindi non è un problema togliere i nodi, vedete che le fa, cioè non ci sono nodi, e è un po' snervante ancora ora quando ho tanti nodi, però è molto molto meglio per i vostri capelli, quindi ve la consiglio anche se ci mette un po' di più a togliere i nodi, almeno non vi strappa i capelli. E poi che cosa applico? Allora, va bene, nelle unghie ho questo smalto qui di Barry M, il Jelly, come si chiama? Jelly Eye Shine nel colore 10 dovrebbe essere, o 322. Comunque ci sono pochi colori. Questo qui mi piace tanto, questo l'ho applicato sabato e oggi è martedì ed è ancora perfetto, non ha niente, vabbè, non sono passati tanti giorni, però è perfettissimo ed è abbastanza lucido, guardate, mi piace molto. E quindi che altro vi devo dire? Niente. Questo era il mio Get Ready With Me e abbiamo provato un po' di prodotti nuovi, spero che vi possa essere stato utile. E certo, sono tutti prodotti che non potete trovare in Italia, però, Oddio, scusate. Però vabbè, se andate in viaggio, magari anche a Londra, che è vicino, vi saranno utili, spero, i miei consigli. Adesso vi faccio anche vedere il mio outfit e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, Gemmine! Allora, questo qui è l'outfit che ho oggi. Ho questa camicetta che ho preso da H&M quest'estate e ha una specie di taglio qui e anche di qua, ovviamente, sulle spalle, molto carina. Maniche lunghe, abbastanza leggera. Poi ho questa collanina che ho preso da Accessorize o Accessorize, come volete chiamarlo. Faccio così, così la vedete meglio. Ha un coniglietto con tutti i brillantini, carinissima, e questa credo che la trovate ancora adesso, l'ho pagata sugli 8 euro, mi pare. Poi
Poi ho questo braccialetto che ho fatto io. Vi ho scritto anche su Facebook che vorrei iniziare a venderli questi braccialetti perché avevo idea da tanto di farli, solo che non avevo mai trovato questi ciondoli e adesso li ho trovati e ne ho comprati un bel po', quindi vorrei provare a venderli. L'unica cosa è che cioè, in posta i pacchi costano da morire. Cioè, adesso vi dico una cosina. Allora, ho mandato la palette per il giveaway, no? Alla ragazza che ha vinto la palette, quella di Colorful Online. E adesso non per dire, ah, cioè ho pagato tanto, cioè no, non voglio assolutamente fare polemiche, era un regalo, quindi quello che ho pagato, però mi hanno fatto pagare 8 euro per mandare un pacco di quelli ordinari che ci mettono tipo 20 giorni per arrivare. Quando un pacco di quelli là veloci costa dai 9 euro in su, quindi cioè me lo poteva dire, a questo punto facevo il pacco quello veloce per 1 euro, no? Invece quella non me l'ha detto e mi ha fatto pagare 8 euro e più, tipo 8,60, e cioè e gli arriverà in 20 giorni e non me l'ha detto che potevo fare il pacco quello veloce per solo 1 euro in più, quindi cioè le poste fanno veramente schifo. Poi sto aspettando un pacco da Sammy Dress che mi ha chiesto collaborazione e un pacco da Chic Nova anche che mi ha chiesto anche collaborazione e li sto aspettando da ben tipo Sammy Dress tipo da giugno e Chic Nova tipo da luglio, cioè una cosa assurda. Infatti adesso ho riordinato le cose e me le rimandano, però cioè se li sono fregati, non lo so, fa proprio schifo la posta. Vabbè, piccola parentesina. Poi, vabbè, ho lo smalto di Barry M che vi ho fatto vedere. Questo qui. Poi, questi jeans neri sono di Guess. Niente di che, dei jeans neri normalissimi. E le ballerine sono di Bershka. Le ho prese l'anno scorso. E quindi niente, questo qui è l'outfit completo. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi mando un altro bacione. Ciao, Gemmine.